attività appena l'anno scorso, ma quello che vogliamo fare è riunirci spesso, realizzare dei progetti o come cerchiamo di fare ogni tanto, cerchiamo di parlare un pochino delle problematiche del paese tra di noi, cerchiamo di dare, di fare il punto della situazione o quantomeno proporre una risoluzione a volte. E insomma la serata si chiama incontro sindaco cittadino, togliamoci un dubbio. Quello che si farà è introduciamo un pochino le varie tematiche su cui parleremo, introdurremo noi per ogni tema, faremo una domanda, introdurremo una domanda che i cittadini in questo periodo ci hanno fornito, non sono delle domande nostre, delle persone hanno raccolto queste domande e ce le hanno portate in alcuni salvadanai, tra virgolette, che noi abbiamo posizionato nel paese, da uno al bar delle Fontanelle, un altro il materiale di Natale Franco, e c'era anche una pagina web sulla quale i cittadini potevano fare delle domande in maniera anonima, noi le abbiamo raccolte. E questa diciamo è la piccola parte. La grande parte ovviamente la faranno i cittadini che sono stasera presenti qui, chiederanno qualunque cosa, avranno l'opportunità di fare una domanda al sindaco, una, due, insomma, n domande al sindaco. E il sindaco risponderà volta per volta a ciascuna domanda, in modo tale da non creare confusione. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato dei temi. Il primo, l'amministrazione, sarebbero delle domande generali sull'amministrazione, quindi il secondo tema è l'ambiente, il terzo turismo, cultura, pubblica istruzione, quindi le domande inerenti non solo le festività, ma anche la scuola, eccetera. Sviluppo, lavoro e attività produttive. E infine agricoltura. Sì, per iniziare cosa volevamo fare? Volevamo prendere un filmato che rendesse un pochino meglio la situazione del perché siamo qui, insomma, perché abbiamo organizzato questo incontro. Ovviamente, prima di effettuare le domande, la nostra prima vera domanda sarebbe quella di fare un sommario, un riassunto al sindaco dell'attività amministrativa che è stata svolta fino adesso, dagli albori, insomma, dall'inizio, da quando si è insediato in comune fino adesso, quello che è stato fatto, quello che si è in programma di fare, cosa manca, cosa non si è potuto fare, insomma, quali sono i progetti che adesso siamo in programma. Funziona. Si sente se è tutto bene? Sì. Ma io direi, innanzitutto vi ringrazio per questa iniziativa. Era un impegno in campagna elettorale e l'ho mantenuto. Tra l'altro lo dico indipendentemente da come andrà la chiacchierata di stasera, che poi è la prima, ma non è certo l'ultima, perché sicuramente usciremo da qua. Io di più mi aspetto non solo e non tanto di
spiegare, di chiarire per quello che posso, ma soprattutto di raccogliere indicazioni, delle critiche, suggerimenti, perché è un momento in cui c'è bisogno più di idee che di un corso di tutti, ovviamente non sottraendomi al dovere di spiegare quello che è stato fatto in questi due anni. Inutile che faccio una premessa lunga, non mi piace. Mano a mano le domande verranno fuori le cose che abbiamo fatto, che si possono correggere, che dovremmo fare. L'unica cosa che mi preme sottolineare, di cui sono orgoglioso, questo lo posso dire, ma non per me, per Lusco, credo che questo sia probabilmente il primo esperimento, mi fermo a Irpinia, ma penso di dire anche non solo in Irpinia, in cui un amministratore si sottopone alle domande della cittadinanza. Tra l'altro Edoardo è testimone che io ho posto una sola condizione a questo incontro, che non ci fosse nessun tipo di filtro o di censura delle domande, nel senso che ognuno è libero di chiedere tutto e quando dico tutto intendo tutto. Edoardo ha scelto, gli amici del Movimento 5 Stelle hanno scelto la sede, il giorno. Tra l'altro non è per compiacere, ma mi permetto solo di dire che in un momento come questo devo riconoscere, pur non condividendo una serie di cose del vostro movimento, devo riconoscere la validità e l'intelligenza di Beppe Grillo, che io seguo spesso insieme ad altri siti. Nel momento in cui l'informazione è carente, abbiamo fatto il convegno con Giulietto Chiesa l'anno scorso, molte notizie sono censurate, avere chi ci spiega cosa realmente sta accadendo in Italia e non solo è una grande fortuna. Quindi io ho scelto questa discussione con voi riconoscendo la validità del vostro movimento nelle analisi e nell'indicazione dei problemi. Anzi, non sarebbe male che seguissimo un po', mi auguro che stasera si parli prevalentemente di Lusco e dell'amministrazione, ma spero che si parli anche dei problemi che abbiamo, che non sono pochi, anche perché illudersi che noi siamo una monade astratta dal resto sarebbe utile. Detto questo, secondo me possiamo iniziare, mi auguro di essere esaustivo. Ecco, l'unica cortesia che vi chiedo è che, visto che ci sono, per me è un'occasione d'oro questa, perché siccome ci sono molti dubbi, molte perplessità, molti non detti, siccome io di tutto posso essere accusato, fuorché di mancanza di trasparenza, la mia vita che lo testimonia, vi ripeto, è una serata in cui c'è l'occasione per togliere i dubbi che si possono essere creati e, perché no, anche per delle curiosità, non solo per l'attività amministrativa, anche per l'aspetto politico. E detto questo possiamo partire. Le domande sono già nel fatto, alcune sono molto tecniche, altre invece sono molto generali. E per iniziare, appunto nella tematica amministrazione, vorrei far partire con un altro tema, molto più carino per me. Poi si sono messi d'accordo e come un lotto e sono rifatti.
più gettonata, ma questi nipoti sono davvero, sono ancora contro tendenza. Ma io parlo per me, rispondo di me e delle mie azioni. Credo che partiamo bene con questa domanda, perché è giusto che si faccia chiarezza su un fatto che era ed è sostanzialmente privato, però non lo è alla fine perché ha un risvolto pubblico. Tutti conoscono la mia storia, penso che ci sia poco da aggiungere. È una storia lunga, tormentata, sulla quale non entro mi dilungo perché tra l'altro ha un costo umano enorme che solo io conosco, poi magari quando sarà il momento ne parleremo. Alla fine della quale, dopo la vittoria di Annusco, sapete tutti che abbiamo vinto Annusco su una grande. C'è stato un comizio, devo dire che le elezioni sono state estremamente corrette, la campagna elettorale, però io invece ho un brutto carattere, e Agostino sa che gli ho risposto dopo un anno dal volantino che aveva fatto, non mi ero tenuto una serie di cose, c'è stato un comizio, una serie di, dopo il risultato elettorale, molto forte, anche violento, io non mi sbaglio, posso essere accusato di tutto, ma mi piace dire sempre la verità. C'è un risvolto umano soprattutto, non tanto politico. Io non ho aderito a nessun partito, capisco una lista che comunque è civica. La mia storia, ovviamente, è lo scudo crociato, con tutti i difetti, con tutti gli errori, con tutte le difficoltà di percorso. E ho di fondo questa forte impostazione ideale, ma di una democrazia cristiana. Sono contento che mi pare ci sarà la figlia di De Gasperi a fine ottobre a Annusco, insieme ad altri due convegni di altissimo livello. Ce n'è uno con l'ambasciatore palestinese e poi devo dire c'è quello a cui tengo più di tutti, ne approfitto per dirlo, ma questo poi magari ne possiamo parlare dopo, il 22 ottobre con Claudia Colle che farà una testimonianza su Međugorje che secondo me è la chiave vera di quello che sta succedendo, ma ne parliamo dopo con un'altra sera. Tornando al punto principale, dopo questa vittoria forte, per la quale io sono grato a tutti, anche alle persone con le quali poi il rapporto purtroppo si è, non dico interrotto, perché nulla nella vita è definitivo, ma sospeso, perché non hanno condiviso questa scelta, per una ragione mia profondamente personale, penso che sia anche intuibile, ho ritenuto di chiudere una vicenda annosa che andava chiusa sul piano personale e sono felice che questo è avvenuto. Ma per spezzare con un sorriso ai cancelli della Fiat qualche settimana fa, quando avevo proposto le dimissioni dei sindaci, gli operai dicevano, perché mi hanno costretto a parlare più di una volta, devo dire, e probabilmente la mia vera natura è quella, non so se fosse il sangue da parte di mamma che mi porta sulla sinistra, l'estrema sinistra, ma di fondo la verità c'è una componente forte di grande ingiustizia sociale, e diverse persone dicevano però sei sempre lo stesso, sempre ribelle. Allora intendiamoci che cosa vuol dire. Se ribelle vuol dire battersi per la verità, amministrare con onestà, cercare di fare politica sugli ideali a cui militiamo da sempre. Io sono attaccabile su tutto, guardate, ma su una cosa non mi potrete mai attaccare. Per me la politica è sacra, e lo dico senza presunzione, io sono uno dei pochi amministratori e politici che non ha ricavato profitto dall'attività politica. Capirete bene che 20 anni fa avevo non un'autostrada italiana, ma una americana che io ho rifiutato di percorrere perché non condividevo una serie di cose. Quindi oggi, ancora una volta, una scelta che può sembrare controcorrente, io non lo so. Certamente io farò una scelta politica prima o poi, anche se devo dirvi, ma voglio fermarmi qua, se no poi mi dilungo troppo su questa parte, poi se è interessante possiamo approfondirla, vedo una confusione nei partiti e una difficoltà incredibile, per cui oggi come oggi, devo dirvi, pur sollecitato, non lo dico per presunzione, per la carica che mi porto, per il cognome, per la storia più credibile, perché sono uno dei pochi sindaci che può parlare davanti a centinaia di operai e non essere fischiato, perché conoscono tutti in questa provincia la mia storia perfettamente, con tutti i difetti che posso avere. Anzi, qua faccio un inciso, mi aspettavo dagli altri sindaci, vorrei che anche di questo parlassimo,
più forse avevo proposto per dirvi come ragiono con la mia testa. Col presidente De Villa, col quale c'è un ripreso rapporto anche di discussione politica, perché siete tutti ottimi testimoni, essendo stati quasi tutti gli invitati, io mi ricordo quando venivo qua, pochi di voi mi salutavano perché io ero contro Scilieco De Villa, quindi mi trovo davanti al 90%, non so se ancora De Villa. Essendo una persona di grandissima intelligenza politica, discutiamo di politica. Vi garantisco che quando ci stiamo incontrando in pubblico, mai a quattro occhi, discutiamo di politica. E per dirvi come la nostra testa è autonoma, già non siamo d'accordo di nuovo su una piccola cosa, ma è negativo. A proposito, e questo per dire il significato di questa riconciliazione e il rapporto politico che ci può essere o non essere, lui non è d'accordo sulla mia proposta di dimissioni. Io avevo proposto per il fatto della Fiat Atlanta le dimissioni di tutti e 119 sindaci, questo 2 mesi fa. Senza presunzione devo dire che io, tra i 1000 difetti che ho, lo diceva papà che mi giudicava una testa scapestrata in tante cose, però diceva poi attentamente, però la politica questo qua la capisce. Se la capisco è un dono di Dio, non è assolutamente meritorio. Certo, ci ho messo sacrificio, lo studio, la sofferenza, che le garantisco che è meglio questo che ho vissuto anziché trovarmi a fare altro, anche perché queste cose finiranno male a breve. Qua per noi la ragione. Io sono convinto che l'Italia, non da oggi lo penso, siamo in una situazione, guardate, pre-rivoluzionaria. Perché quando gli operai irpini, che sono storicamente i più moderati d'Italia, io non so come finirà questo, la gente non è esasperata, di più i segnali che arrivano sono preoccupanti. Poi c'è l'altro, ma volevo chiudere questa prima parte. Su questo non siamo d'accordo, cioè io non sono d'accordo, io ho ribadito ancora la mia proposta, come farò? Laddove c'è un'intesa e un accordo, di fondo abbiamo la stessa impostazione ideale politica, è normale che ci troviamo, ma dove non siamo d'accordo è chiaro che questo verrà fuori. Venendo all'uso, lo scandalo qual è? Sul piano dell'amministrazione, ma sul piano della maggioranza, molti erano convinti che dopo questa riappacificazione Annusco cambiasse la maggioranza. La maggioranza è quella che ha vinto le elezioni. E vi garantisco che non cambia. Io non faccio il sindaco se non con questa maggioranza. Anzi, vi dico di più. Questo lo dico sempre, che sono testimoni gli altri sindaci. Il giorno che io non avrò più la maggioranza, anche perché adesso da 11 siamo scesi a 9, il giorno che io non dovessi avere più i numeri, io un istante dopo, siccome non sono mai stato attaccato alle poltrone, vi garantisco che mai come oggi, guardate, fare il sindaco, ma proprio avrebbe detto mamma, questa è di estrema lunata, cioè il momento più difficile che ci può essere, ma non per scappare assolutamente, se non ci dovessero essere più i numeri, io non rincorro nessuno, non accetto ricatti da nessuno né condizionamenti, vivo molto meglio, molto più tranquillo, ovviamente finché io mi sono candidato, sono stato votato e porterò avanti questa maggioranza. Quindi non ci sono ribattoni, non mi sono stati chiesti ribattoni. Poi veniamo all'attività amministrativa nella quale nessuno può interferire. Mi permetto di dire, un'ultima cosa, mi fermo, in questo riavvicinamento ci poteva essere, lo dico perché siamo in famiglia, ce lo dobbiamo dire tutto con molta chiarezza, poi non c'è niente, proprio niente da nascondere, se non i peccati di quelli appartenendo al confessore, non ai cittadini. Io mi aspettavo che da questo, dalla regione, venisse in questo clima di ricucitura. Sarà utile per Musco, non per me che non deve avere niente da nessuno, avere una regione più disponibile. Purtroppo, guardate la situazione che si è creata, ci troviamo impallati perché la regione fa fatica, e poi entriamo a parlare anche di questo immagino, che neanche i soldi dei calò. Cioè voglio dire, siamo in una situazione in cui quella che io pensavo essere una delle ricadute positive, perché un paese unito, l'accordo tra l'amministrazione, la regione, il parlamentare europeo, certamente sarebbe stato, ed è, io sono convinto che, a parte i risvolti personali, un bene, non può essere che un bene, mai come in questo momento. Purtroppo devo dirvi, non è un giudizio assolutamente, c'è una difficoltà oggettiva alla legge. Rispetto alla quale però, io lo sto dicendo in tutte le occasioni, però qua, tra l'altro qua penso che è ripreso, quindi è pubblico come ci vediamo stasera,
Caldoro deve fare i conti con me, con noi sindaci. Il presidente della regione deve fare i conti, perché un presidente di regione che vede arrivare 50 sindaci dell'Irpino con un vescovo e un presidente di provincia che non ci ha neanche ricevuti facendoci trovare la polizia davanti ai cancelli, beh, questo signore, io ho memoria lunga, farà i conti anche i sindaci degli incontri che stanno facendo già per un vero quando è venuto Scrivani, non è successo, ma non per un fatto di rivendicatività, ma è un rispetto delle istituzioni di una zona che l'Irpino ha guardato. Io non lo so se c'è un complotto, non credo ai complotti, tranne l'11 settembre oggi. Solo prima di scendere, se il Giulietto qui sarà molto canale, non parla mai di questo, dice delle cose giuste. Io non penso che c'è un complotto contro l'Irpino, ma vi garantisco che c'è una serie di fatti incredibili. Le aziende più grosse stanno chiudendo. Fiat, l'Armec, la FNA, la Vellino e la prossima cosa. Gli ospedali sono in giro. Si parla, essendo zona militare, di riapertura o di apertura della discarica per Brenta. Noi siamo di fronte ad un attacco dovuto, io non lo so, a questa provincia, rispetto al quale o ci uniamo o se no, guardate, è la fine. E l'ultimissima cosa, faccio adesso un po' la traccia degli argomenti, visto che non l'ho fatto prima, l'unica cosa positiva di cui sono contento. A me non mi ha mai demoralizzato o preoccupato l'attività dei problemi amministrativi, perché quello uno che può fare, fin dove arrivi, metti punto. La cosa che mi lasciava amareggiato era la difficoltà a unire i sindaci dell'altra regione. Beh, una luce, poi come dire, dal mare molte volte viene bene, di questo sono convinto, l'altra mattina è successa finalmente una cosa positiva. Dopo l'incontro dell'Arme, c'eravamo tutti, 5 milioni, una sudata, 6 giorni di processioni, finalmente vengono Dolfi, sindaci dell'Irpinia, hanno detto la situazione è talmente grave per le nostre amministrazioni, per i tagli che stanno per arrivare, che nello chiedo, che sapete con quale rapporto più stretto che con gli altri, ha detto è il momento di fare un vero e proprio gabinetto di legge. Cioè il momento che noi sindaci dell'Irpinia ci uniamo per tentare di dare delle risposte. Va benissimo, sì, niente, volevo continuare con una battuta che abbiamo ricevuto via email e fa riferimento a un famoso articolo uscito sui giornali dove abbiamo delle funzioni amministrative. Ci chiediamo, ma attualmente all'inizio in comune chi è che autorizza a cambiare le nostre linee? Un po'. Ovviamente ci facciamo riferimento alla dobbiamo cercare di cambiare, dobbiamo pagare i LED, è toccato un tasto, è la mia volta di cambiare la prima. Non ha risposto. Io il mio interlocutore, diciamo, il dibattito non c'è, diciamo, la risposta, cioè solo questa regola. Io vorrei effettivamente riuscire a capire se c'è la possibilità, cioè ovviamente ci sta, se qualcuno vuole fare dei commenti, cioè è innegabile che c'è una maggioranza a livello di consiglieri. Se non sbaglio ci sono due consiglieri che fanno parte della maggioranza iniziale. Se non erro sono i le due persone, tra le tre prime che hanno avuto più voti. Non pensate di non avere più una maggioranza tra i cittadini, perché ho scritto una maggioranza amministrazione, cioè, consiglieri, non tra i cittadini. Dovrei fare come Berlusconi, ma non ho i soldi suoi per fare un sondaggio nel mattino. Cioè, la cosa è sicura, se io è difficile tirare l'intervento scivoloso, perché come si fa a catturare se c'è una maggioranza o non c'è una maggioranza? Io ho la presunzione di avere un po', e questa è una delle occasioni. Perciò anche il senso di questo incontro, che certo vi rendesse conto che c'è una sfiducia assoluta della popolazione, è chiaro che deve prendere gli altri, però rispetto al fatto di Romina e Antonella, guarda, io cerco sempre di salvaguardare i rapporti umani, però non è che il fatto che tu hai avuto più voti ti precostituisce che o fai l'assessore o diventi contro il sindaco, vediamoci, cioè capiamoci. Io non è che vengo eletto, cioè non mi riferisco né a Romina né a Antonella, dico in generale, poi non voglio polemiche, non per qualcosa che mi spaventa, ma perché non è il momento, non questo, dico in generale. Noi abbiamo fatto una lista
e abbiamo vinto per amministrare. Ora la mia perplessità non è che io, non è che i 16 che si sono candidati con me si sono candidati per fare gli assessori. La legge dice che vince il sindaco, quindi fino a prova contraria si appoggia il sindaco. Poi se il sindaco fa delle scelte sbagliate, perché magari dice ad un assessore sbagliate secondo l'assessore, è il momento che ti metti da parte. Non è il caso che continui a fare l'assessore, bella che uno solo perché non fa l'assessore, e vale pure per gli altri, non solo per quelli che sono andati via, anche perché io non ve lo anticipo, ma ho un'idea. Non lo so quello che accadrà nelle prossime settimane, ma siccome vedo un governo completamente allo sbaraglio, cioè non sappiamo ancora quello che succede, potrebbe essere che noi dovremo fare dei tagli, anzi dovremo fare dei tagli anche al Musco, non escludo che nei prossimi mesi riduciamo la giunta. Quindi non vorrei trovarmi di fronte al fatto, spero che no, non accadrà, che se qualcuno non fa l'assessore si mette contro pure lui. Arrivederci, ve l'ho detto, i giorni in cui scendo tutta la maggioranza, saluto, non ci penso due volte. È una questione di mezzo. Si potrebbe, scusate, io vorrei, se è possibile, c'è un incontro per parlare, non so se volete. No, io volevo dire. L'incontro è fatto per parlare, non per mi spiace. Allora, quando finisco parlate, io non interrompo mai nessuno, sono tutti con la mia abitudine. Poi se sono comunque dimmelo, magari se volete risposte più brevi. Diamoci un metodo anche di minuti, se volete. Quindi, in conclusione, si potrebbe arrivare anche ad una riduzione del giorno. Nessun problema. Io ci devo specificare, visto dal federalismo municipale. Sì, ma potremmo essere una scelta anche nostra, diciamo, di potremmo fare. Vabbè, c'era... Facciamo... C'era qualcuno che voleva rispondere. Chi vuole rispondere? No, io volevo soltanto dire, visto e considerato insomma che sono stata chiamata in casa, insomma non mi sembra giusto sindaco rispondere in questo modo, eh. Cerchiamo di abbassare un po' i toni, perché insomma la cosa è, se uno dice accantoniamo l'assessorato e poi dopo tu vai all'opposizione, non è affatto questa la vicenda che è successa, però insomma sono cose un po' più serie, concrete, visto e considerato che io come persona avevo già rimesso il mio mandato nei suoi confronti. Ok, dall'inizio, cioè non è che io mi sono imposta, devo fare per forza l'assessore, oppure Antonella, ti ricordi, prima eletta devi fare per forza questo? No, decide il sindaco, decide il sindaco, io non ho mai preteso nulla. La nostra lista era fatta per il bene del paese, per costruire qualcosa di nuovo, un cambiamento. Visto e considerato il suo cambiamento, non c'è stato. Dal primo giorno noi ci siamo rimboccate le mani con Antonella, abbiamo fatto un anno di sacrifici troppo pazzeschi, siamo andati avanti contro tutto e contro tutte le persone che stavano all'interno di quel comune, e comunque siamo riuscite, per quel poco, quello scalino alla volta l'abbiamo salito, siamo riusciti ad andare avanti. E lei, il sindaco, non ha preso in considerazione quello che abbiamo fatto, non ha preso in considerazione i cittadini, quello che loro volevano da lei, e questa è la differenza. Poi io, assessore e assessore, avrei lavorato comunque, lei lo sa benissimo, perché non sono quei 200 euro che cambiano la vita di una persona, non sono quelle, la morale di una persona, l'intelligenza interna e il rapporto che c'è con i cittadini che ti hanno eletto e ti hanno sostenuto, vale molto di più di qualunque altra cosa. E lei lo sa benissimo, perché io non ho incassato un euro da questa amministrazione, ma ci ho rimesso e l'ho fatto volentieri e lo farei ancora. Però se lei cambia rotta e decide un giorno, no, vabbè, non teniamo conto dell'elettorato, di quello che hanno voluto i cittadini nei nostri confronti, cambiamo rotta, a me questo non sta bene, allora mi faccio da parte. A me non sta bene questa cosa qui, e Antonella è l'unica che mi ha seguito, perché è la persona più intelligente che c'è all'interno di questa amministrazione. Romina, qual è stato il cambio di rotta? Spiegami. Dov'è il cambio di rotta? Allora, dov'è il cambio di rotta? C'è scritto là, lei non risponde. Non risponde. E alla regionale l'UDC l'ha appoggiato. Alla regionale ti ha appoggiato. No, no, io ho appoggiato Pietro Foglia, non l'UDC, sono due cose senza dubbio differenti. Facciamo sempre. Anche perché io sono l'unica a non avere una lista di partiti. Romina,
ringraziamo Feri. Alle regionali il principio è appoggiata tu. No, no, grazie, sono due partiti. Le persone sono differenti dai partiti. Le persone sono differenti dai partiti. E questo l'ha detto anche lei oggi. I partiti non esistono più, l'ha detto anche lei oggi. Facciamo intervenire un'altra persona. Sono Giovanni Fai. Certo, prego. Sono l'amico di Giuseppe. Certo. Posso intervenire? Volevo dire al sindaco che ha fatto una ricomunicazione a, come si chiama, Romina, che ha votato l'UDC. Sindaco, Giuseppe, noi siamo amici, ti ricordi quando ti davo dei consigli di voi, non l'hai ascoltato. Ti ricordi quando diventassi vittima di un omicidio, io ti dissi non farti pigliare per questo. Ci andassi con tuo zio e poi ti dirò un luce, nel 95, quando lui era sindaco e consigliere proprio, a casa mia, seguito dal tuo figlio Ruggero, ti ho detto stai attento perché un delinquente di omicidio è stato in galera, lo posso dire, ti brucia. E tu hai giocato con l'omicidio, ti sei bruciato. Hai accusato lei, chi ti ha sostenuto nella campagna elettorale? I tuoi amici che oggi non ci stanno, quelli del PD, ai quali io sono del PD, ai quali faccio un appunto. No, i consiglieri del PD non ci stanno, caro, come dire, Lancio, non ci stanno. Non ci sta mai con l'assessore, il vice sindaco, non ci sta. Poi ti dico pure a te quando siamo a quattro, ti hanno appoggiato, hai mandato un imbecille alla comunità montana, un imbecille politico che da vent'anni sta rovinando Monte Marano. Questa è la realtà. Mario Merino, tu l'hai elogiato, ha prodotto rovina Monte Marano e poi devi avere un grande amministratore. Questa è la tua politica. E allora per quanto riguarda gli enti, io dei fatti personali non mi interessa. Per quanto riguarda gli enti, si è posto un problema che si potrà porre di nuovo. Noi dobbiamo in Irpinia garantire che gli enti abbiano delle maggioranze. Alla comunità montana, io per il primo anno ho sostenuto, d'accordo con la maggioranza, Carmine Ragano che era del Carmine Ragano, sindaco di Santo Stefano, ottima persona, ottimi rapporti personali, a un certo punto non ha più la maggioranza. Quello che ho detto che vale per me, che vale per tutti, il mio consiglio è stato: Carmine, non hai più i numeri, mi dispiace, devi dimettere. Dopodiché si è profilata una maggioranza diversa, che fa i nomi fuori, stessa cosa ad Alto Calore, e vi anticipo, guardate, potrebbe accadere a breve, specialmente dopo il voto che c'è stato nei comuni in altri primi, che si profilino nuove maggioranze. Io, capeggiando la lista civica che ha esponenti del PDL, del PD, non diciamo appartenenti a dei partiti alcuni, vi pongo un problema. Negli enti che cosa fa? Certo, non puoi metterti e schierarti da una parte o contro l'altra, visto che c'è la possibilità di avallare, condizionare e bilanciare delle maggioranze. Questa è la scelta che ho fatto e che farò, perché potrebbe profilarsi a breve anche dalle nostre parti. Per quanto riguarda la comunità montana, io conosco Mario Marino, come lo conosci tu, forse lo conosci di più di me. Io sicuramente meglio di te. Comunque sia, non è, io non vorrei personalizzare. Mi sembra che è stato un buon amministratore, ha presentato un buon programma, si è trovato di fronte ad una situazione, guardate, la comunità montana c'è un debito, c'è un pasticcio sul debito fuori bilancio di milioni di euro, si sta trovando a gestire una situazione difficilissima, perché anche là, sapete, le notizie di stipendi non vengono pagati da mesi, sta facendo il possibile, non vedo qual è, diciamo, l'alternativa, tra l'altro non c'è neanche un'alternativa alla quale potremmo essere determinati. E quindi cerchiamo, per quello che possiamo, di essere presenti e condizionarli l'opera. Tutto qua. Non è la prima di noi. No, io volevo solo parlare. Volevo fare un'osservazione al professor Maiorano relativamente al federalismo municipale. No, no, solamente una questione squisitamente tecnica. E allora il sindaco ha detto poco fa, io probabilmente nei prossimi giorni sarò costretto a ridurre i componenti della giunta perché così dice una norma. Vorrei precisare, non è così. Quando nascono le norme le si applica a partire dalle prossime elezioni. Supposto che il comune di Usco, io lo auspico, nella prossima primavera si vada al voto, e allora la composizione del Consiglio Comunale di Usco
manca un voto di fiducia ma ormai è scontato, sarà del sindaco più 7 consiglieri comunali. Forse, insomma, un paio di condomini riescono a farla la lista. Poi il numero degli assessori sarà 3. Io è solo un'informazione di natura tecnica, credo. Attualmente, in effetti, siccome questo consiglio comunale si è insediato qualche anno fa quando vigeva un'altra legge, il numero degli assessori è stabilito da una norma e dallo statuto, e quindi possono essere da 4 a 6. Attualmente la giunta è composta da 6 assessori. Per me è una cosa enorme, una cosa vergognosa, perché in autonomia il sindaco come minimo li dovrebbe ridurre a 4, perché le cose cambiano, sindaco, no? E io ho detto anche in consiglio comunale sull'opportunità di ridurre l'organigramma del comune. Io l'ho fatto io questo organigramma, ma in un'epoca storica totalmente diversa, quando i compiti erano diversi. Ora, siccome c'è bisogno di soldini, vedo che non si riesce ad avere né un giardiniere né un netturbino per pulire adeguatamente il paese, siamo al degrado più vergognoso. E apro una parentesi, consiglio al sindaco di far pulire almeno le zone limitrofe alle scuole, visto che mercoledì inizia l'attività scolastica. Allora riduciamo anche l'organigramma del comune, rifondiamo il comune, sindaco. Ora, quando noi, ecco, dico solo questo poi termino, dobbiamo parlare dei grandi problemi dell'Irpinia e quindi dell'Iribus, dell'ANEC, degli ospedali che si chiudono, delle scuole che vengono soppresse, io aggiungo sempre dei nostri giovani che sono costretti ad andare a Milano, dove c'è una colonia toscana forte di decine e decine di giovani. Là possiamo essere sempre d'accordo. Se dobbiamo fare uno sciopero sull'idea di Salzaruno, sindaco di Lione, basta che lo indici, la popolazione viene dietro. Però ho l'impressione che questi problemi, questi massimi problemi, non devono fare meno alle attività amministrative. Allora noi ci dobbiamo incontrare a Nusco per risolvere i problemi del mondo, ma anche per risolvere i problemi della normale amministrazione comunale. Allora, una domanda, signora, la faccio ed è cruda: ma come si spiega che dovendo iniziare l'attività scolastica mercoledì la scuola media è tutta sfenestrata, eppure non ha fatto di cui il contratto con la ditta Campane è stato firmato il 18 di febbraio dell'anno scorso, quindi c'era tutto il tempo possibile per amministrare un lavoro, per razionalizzarlo, per fare in modo che all'inizio dell'anno scolastico, se non tutta, almeno una parte della scuola praticamente era in condizione di poter ricevere gli alunni. Ora non so che succederà mercoledì. Questi sono i problemi di cui vuole anche parlare della gente. Poi i problemi dello scibile umano, io te l'ho detto nel dibattito del Partito Comunista e condivido apertamente quello che diceva Cianifani. Qua gli esponenti del Partito Comunista in Consiglio Comunale mi pare che sono assenti, non ci sono, non so per quale problema, non c'è nessun componente del Consiglio Comunale della maggioranza. Che succede? Ci sono solo le opposizioni e una parte delle opposizioni, non tutte le opposizioni. Allora mi pare che il gioco politico a Nusco comincia ad avere delle collocazioni, chiamiamole così. E allora, ebbene, io auspico, ringrazio il movimento dei grillini, perché parlando pure con loro, loro auspicano un'esigenza, quella di muovere le acque. Mi pare che posso citare questa parola. Sono d'accordo. Io non prego ai luoghi politici, sindaco, in cui c'è uno che parla e tutti gli altri che ascoltano. Se tu vuoi ricreare, rivoluzionare questo ambiente politico, è necessario che abbiamo la condizione tutti quanti nello stesso modo di poter prendere la parola, di fare le nostre proposte. Noi, io come oppositore, voglio contribuire, però tu mi devi dare l'opportunità. Devi, in consiglio comunale a Nusco c'è un deficit di democrazia. È un deficit di democrazia grave, perché il consigliere comunale non è messo nelle condizioni di poter apportare quell'indirizzo così come previsto dalla legge. Ora, oltre che sul controllo degli altri, visto e considerato che in un anno facciamo solo pochi consigli comunali, allora vogliamo, io voglio fare proposte per il mio paese, perché i nostri paesi, non solo Nusco, muoiono. E gli amministratori non devono amministrare assolutamente l'agonia dei nostri paesi, ma nelle difficoltà devono dare il massimo contributo possibile. Poi alla fine saranno i cittadini a giudicare. Termino dicendo una cosa: se c'è una moralità in politica è tenere fede ai patti fatti.
Quindi se io mi presento in campagna elettorale con un programma che è politico e amministrativo e poi lo devo cambiare con una giravolta, durante allora avrei il dovere di dire: signori miei, io purtroppo rispetto agli impegni presi in campagna elettorale non li posso onorare, quindi capitemi dal punto di vista personale, però politicamente rassegno le dimissioni. Grazie. Sì, prima di cederti la parola volevo leggere semplicemente una lettera che si rifà anche a quello che ha detto il professor Maiorano, di un'alunna del liceo scientifico, del liceo classico. Dice: signor sindaco, sono un'alunna del liceo classico Renato d'Aquino e tra 4 giorni ci sarà la riapertura della scuola e come ho potuto constatare l'edificio non è pronto ad accogliere i miei studenti. La struttura è chiusa tutta intorno da impalcature, mancano infissi, vi sono fili elettrici tensionati. Ora, in tutto questo, alla riapertura della scuola, devo anche impegnarmi a pulire banco e sedia. Chiedo a voi, perché si è arrivati a 4 giorni dalla riapertura della scuola in queste condizioni? Come possiamo svolgere le attività didattiche e scolastiche in quei comuni cantieri edili? La gara d'appalto è stata fatta a giugno dello scorso anno. C'era ancora io Antonella. Allora sì, la prossima volta che ti eleggo lo sindaco, la prima cosa che devi fare è un dibattito, visto che hai fatto il sindaco. Non l'ho fatto, non l'ho fatto decine, tu non c'eri. Visto che hai fatto il sindaco con 15 anni, c'è la prossima volta che ti auguro presto, sicuramente tu torni, fai un dibattito come lo sindaco, qua che è la prima volta che succede a questo. Detto questo, affrontate pure perché non l'ho mai fatto. È stato il sindaco 15 anni, non mi risulta che ti sei incontrato con la cittadinanza. Ma lo so, le critiche le posso accettare da chi ha le carte in regola. Per quanto riguarda la scuola, le carte in regola politicamente, cioè cosa ne avessi fatto il dibattito? La prossima volta che ti candidi e vinci, fai il dibattito con il Movimento 5 Stelle. Vengo io e ti faccio le domande. Vediamo, che sarete capaci di fare, quello che c'è in giro. Per quanto riguarda la scuola, dai, non ho nessunissimo problema, non mi preoccupo, il leggero è stato un disguido, è stato un imprevisto nei lavori e credo che dovrebbe essere stato usato tutto qua. I bambini, i ragazzi non vanno a fare lezione sui tetti come in America, sono state già trovate spesso lì, cioè la scuola elementare e il liceo è stato disponibile anche la scuola media, la soluzione è questione di poco, sono delle belle aule, confortevoli, tutto qua. Non ho capito questo dramma. C'è stato un imprevisto nell'esecuzione dei lavori. Leggevo oggi sul Corriere del Risiglio, su 8 pagine, che c'è più di un paese in Virginia che aveva iniziato i lavori per le scuole e si sta venendo. Denunciatemi se ci sono delle irregolarità. Non so questa volta. Prego. Possiamo proseguire, ci sono delle domande che i cittadini vorrebbero fare a questo punto relativo al nostro tema, amministrazione. C'è qualcuno? No, altrimenti proseguiamo. Facciamo dopo in un'altra sezione. E la tua amministrazione sta qui. Scusa Edoardo, giusto, si è parlato del programma. Mi dà per chiedere che questa è l'esecuzione del programma elettorale. Allora, se volete, posso farlo adesso. Posso farlo adesso, se volete. Io mi riservavo di farlo dalle domande, diciamo, spiegate l'attività che è in corso. No, se preferite. No, assolutamente, però fa parte della massa. Ho visto l'informazione sempre dell'amministrazione. Ma io diciamo che dal punto di vista amministrativo questi 2 anni, a parte le considerazioni dell'impegno, del lavoro svolto, eccetera, questo non va bene. Io sono tranquillo e anche soddisfatto del lavoro che è stato svolto, perché date le condizioni in cui stiamo operando, in 2 anni non si poteva aspettare più. Uno dei fiori all'occhiello nostri, lo sanno già un po' tutti, poi c'è stato purtroppo questo imprevisto della regione, ma questo è... Basta che vi informate e vedete che riguarda mezza provincia, eravamo partiti con quest'opera di riqualificazione dell'illuminazione pubblica, cioè il MED, per i quali, Antonella lo sa, già all'epoca l'abbiamo seguito insieme, c'erano dei fondi di bienvenienza e pensavamo di fare un lavoro di illuminazione pubblica, addirittura quello di un progetto pilota. Questo 2 anni fa,
dal costo complessivo finale di importi di quasi 2 milioni di euro, 1.600.000, 1.700.000. Poi abbiamo iniziato con questa prima tranche di lavori che avete visto essere iniziata di 500.000 euro. Purtroppo i finanziamenti regionali non arrivano, stiamo combattendo perché venga pagata questa prima tranche. Ci sono altri due comuni di Pini nella nostra stessa situazione, per cui i lavori sono momentaneamente sospesi. Ovvero, come parlo, rischiamo il dissesto se dovessimo proseguire i lavori e arrivare all'importo della città. Però abbiamo iniziato ed è un'opera, e questo è un progetto pilota addirittura, non solo per la provincia di Arezzo. Tra l'altro, questo impianto a letto, una volta completato, mi auguro che arrivino questi finanziamenti, lo completiamo, dovrebbe provare l'Italia, insomma, la cosa avverrà prima o poi, che arrivino questi finanziamenti, avremo un risparmio dell'energia elettrica sostanzioso, oltre il 50%. Addirittura si potrebbe ipotizzare un carico di energia da poter impattare eccetera. L'altra cosa importante che abbiamo fatto, abbiamo iniziato, avrei voluto certamente fare di più, ma uno dei fiori all'occhiello è stato il lavoro svolto col Parco dei Monti Picentini. Parco dei Monti Picentini, tra parentesi io vi dico che tutti gli incontri che ho fatto non ho mai preso una lira di indennità, lo sapete bene, ma tendo a rimarcarlo, che è importante. Non so che significa l'uso di cose pubbliche, diciamo, ma questo non è questo che vuole. Abbiamo fatto tantissimi incontri col Parco dei Monti Picentini, diversi assessori hanno partecipato, pure Romina che sai che due volte è stata delegata, e il Parco dei Monti Picentini ha delle cifre sostanziose da spendere. Fondi lira, si parla di quasi 15 milioni di euro, non solo per l'uso ovviamente. Noi come Comune abbiamo presentato nei tempi bene un progetto al quale tengo molto, è già al parco, che collega la vecchia strada che porta per il Fontagnone, da Lusco alla Cena, e col sindaco di Bagnoli abbiamo pensato, anche lui ha fatto la stessa ipotesi, di fare un sentiero turistico in finanziamento, abbiamo chiesto, e guardate, questi sono soldi pronti, cioè i fondi PIVA da parte dei Monti Picentini, il Romina lo sa, sono fondi già disponibili, occorre solo la nomina del presidente, perché sono state congelate le nomine dei presidenti. Come verrà nominato il presidente, questo è certo, i fondi sono già disponibili e i lavori, il progetto appaltabile. E questa è un'opera importantissima da quale tengo. Poi ci sono le strade rurali, anche qua la maledizione di questi tempi, non so che dire, ma la televisione a casa ce l'avete, i giornali che leggete, internet ce l'avete, quindi tutte le notizie che occorrono sono disponibili. Abbiamo appaltato tre strade rurali, che sono un po' il fiore all'occhiello, che però hanno comportato della variazione in corso d'opera, ma anche qua penso che i lavori dovrebbero terminare a breve. In più abbiamo appaltato, dovrebbe iniziare l'esecuzione della annosa strada a Fontigliano, che è un punto d'onore che io. L'altro punto principale, io guardate, penso però che al di là dell'elenco che potrei fare, non è questo. Noi a Lusca abbiamo una scommessa da fare, se vogliamo rianimare il paese, che se no muore. Il cuore del paese sono i tre palazzi del centro storico. Io questo lo dico, batto sempre su questo, perché là se riusciamo ad azzeccare la soluzione è fatta. Lusco risorge, sempre date le condizioni generali, ovviamente, che purtroppo ne parliamo dopo. Per l'Istituto delle Suore Stimmatine, anche qua, con la Regione noi abbiamo fatto un accordo, c'è già un protocollo d'intesa firmato con la provincia, le Suore Stimmatine con la Regione abbiamo pensato, ad una scuola enogastronomica di livello, perché potremmo avere dei cuochi di livello che fanno lezione, non per cucinare bene, ma per cucinare a livello. Purtroppo il finanziamento previsto era 2 milioni e mezzo di euro, io non dichiarerò mai più niente quando arrivano i lavori, le cifre, perché oramai qua in Italia è una tombola, tranne quello del Ministero degli Interni, che vi dirò fra un po' che dovrebbe essere sicuro. La Regione ci ha detto che 2 milioni e mezzo di euro per questa scuola, che a livello, a regime, comportava questa spesa, non sono più possibili, quindi di corsa stiamo modificando il progetto per 500.000 euro almeno
per non perdere il finanziamento per partire. Palazzo Pepe della Vecchia è in via oramai finale, sapete benissimo che Antonella lo sa, c'è stato qualche problema con la ditta, poi si è risolto, sono cose che conoscete, non è che non voglio affrontare, insomma. Purtroppo con le gare possono arrivare ditte strane, ripetute. Poi c'è Palazzo Astrominica, quello è il punto principale, l'assessore già sa che dobbiamo organizzare a breve un incontro, la mia idea del fondo di Palazzo Astrominica, l'ideale sarebbe che lo prendano le associazioni di Musco, perché è il palazzo più di pregio, si presta perché ha molte stanze all'interno, abbiamo già i mobili, abbiamo già, diciamo, è già quasi operativo, però il Pino di Piano mi ha detto, ma come facciamo? Però le associazioni, se prendono l'incarico del palazzo, questo comporta delle spese, perché guardate, quest'anno io mi sono tirato contro quasi tutti i comitati delle feste, a parte perché sapete bene che le feste non sono sospensive, ma perché non c'è più proprio la possibilità economica, materiale delle amministrazioni di affrontare queste spese. La mia idea è, la proposta che farà l'assessore nell'incontro pubblico alle associazioni di Musco, e io sarei felice se accettassero, prendete voi Palazzo Astrominica, sono 10, 12, 20, vediamo le spese, principalmente toccheranno alle associazioni, se fosse possibile, ma vi garantisco che è difficile, perché poi verrò al fatto dei valori, per il quale mi sono imbarcato, non l'ho fatto per me, non ho attività commerciali o altro, e l'ho fatto per il prestigio di Musco, che è stato un riconoscimento, ne parliamo dopo, quindi non ho potuto contare questo, finisco sui palazzi. Se le associazioni accettano, troviamo un punto di intesa, l'ideale è che Palazzo Astrominica vada alle associazioni di Musco. Per me sarebbe prima cosa. Poi ci sono tante altre cose che abbiamo messo in cantiere, vi dico solo che abbiamo avuto, ma dati i tempi, lo dico solamente e poi non mi allargo più di tanto, dal Ministero degli Interni questo finanziamento per rifare, diciamo, la ragazza che ha scritto la mail, la palestra per 1,5 milioni di euro, e già, c'è già il decreto, però io guardate, scusatemi la franchezza, io non sono, faccio l'inciso, io sono un ottimista però, perché per quello che ho visto e vissuto nella vita sono ottimista, però vi garantisco che le cose in Italia stanno non male, neanche Berlusconi che ci ha sempre detto che andava tutto benissimo, l'altro giorno ha detto qua le cose stanno malissime, guardate, tra tutti i campanelli d'allarme, io non capisco molto di economia. Poi vorrei dire a Maiorano, non so se c'è, Agostino, io non parlo di massimi sistemi, parlo dell'alberg che ha opera di Musco, parlo dell'ospedale di Sant'Angelo che ha dipendenti di Musco, io parlo di massimi sistemi e di minimi sistemi, quindi come vedi parlo del grande e del piccolo, però la Fiat Grotte è qua dietro, non è a Bolzano. Te li faccio venire gli operai della Fiat in consiglio comunale in qualche giorno. Non cambiare. La battaglia, fammi finire, la battaglia è anche noi a partire dal moderamento di controllare, perché non interrompo. Ma scusa, tu parli. Allora se mi interrompete io mi alzo il telefono. Puoi rispettare la regola, allora decidete, voi rispettate le regole, io mi alzo e me. Perché io non interrompo nessuno. Un attimo, prima di io sono una persona educata e civile e non interrompo nessuno perché mi è stata insegnata nella mia famiglia il rispetto delle persone. E pretendo lo stesso, la prossima volta che mi interrompo mentre parlo, mi alzo e me ne vado. Poi da tutti posso essere interrotto, ma non da te. È chiaro, noi vogliamo semplicemente soltanto buttarci un po' di più i tempi. No, perché se dobbiamo fare qua, comincia a rifare le virginità, insomma. No, è chiaro, no, e mi fermo qua, e mi auguro che ci fermiamo qua. Sì, se poi di pure è stata là. Vabbè, noi vogliamo soltanto un po' combinare i problemi che riguardano Musco. Non stavo dicendo, sì, ma non puoi parlare di Musco dicendo, io ti parlo della lotta degli operai della Fiat che ti portano sotto casa a Musco qualche giorno, degli operai dell'Albec, degli ospedali che hanno decine di dipendenti di Musco, delle fabbriche, fatti finire. Delle fabbriche, quello mi dice che io parlo di massimi sistemi. Scusa, io non lo so, io nella vita ho sofferto e so quali sono le sofferenze delle persone, perciò mi immedesimo e quando vedo un operaio di Grotta che perde il lavoro a 50 anni, cosa che molti privilegiati nella vita non hanno mai visto, io mi dispiaccio e mi commuovo di queste cose e ci do la vita per questa vita. Bravo! Questo non capisce.
soprattutto chi ha rischiato, mi permetto di dire. No, tu lo sai. Allora, però ritornando, ragioniamo, perché io non voglio polemiche. Poi, soprattutto, poi devo dire la verità, io poi la cosa strana è che io lo stimo aiutato, non lo dico adesso, l'ho sempre stimato come amministratore, guarda, più te che gli altri sindaci, mi capisci, eh? E sai bene che c'è sempre stato uno scambio fecondo, anche privato, direi, ho chiesto consigli, tra l'altro come amministratore, Romina una volta ha detto una cosa, Romina ha detto una cosa giusta una volta, tra le tante cose che dice nelle sarte ne ha azzeccato uno, mi disse, tu come politico mi piace, meno male non come uomo, se no che tanto uccidere, come politico mi piace, però come sindaco non so che c'è. In parte quella volta hai colto una verità, perché mentre per te così l'amministrazione è un fatto che riconosco naturale, le tue capacità, questo qua, è indubbio, perché ognuno di noi ha un taglio nella vita. Io non ho il taglio amministrativo, devo imparare, mi trovo con questa battaglia, però voglio dire, teniamo uniti i problemi, se no rischiamo che io voglio parlare delle cose che conosco, ma non fermiamoci solo alle cose che conosco. Stavo dicendo, il fatto del ministero... Ma avete detto che dovevo fare... Sto completando. Poi magari altre cose che sto parlando, che non sono poche le cose che abbiamo fatto, c'è questo finanziamento del Ministero degli Interni, che è il centro di legalità, siamo stati fortunati, è 1,5 milioni di euro, possiamo rifare la palestra e credo non solo la palestra, anche altro. E poi c'è l'ultima cosa che abbiamo detto, nella quale io sono orgoglioso se l'avevo posto, per me sarebbe il fiore all'occhiello di questa amministrazione. C'è una struttura mobile, proprio l'altro giorno l'ASL mi ha chiamato, così lo sai, su questo siamo d'accordo con il Consiglio Comunale, c'è una struttura mobile a Nusco che è idonea per dei controlli sanitari. Di questi tempi guardate che fare controlli sanitari, anziché facendo la fila in ospedale o pagando il ticket, su un camper mobile attrezzato che viene nella piazza del tuo paese, è una cosa grande. Insieme, adesso lasciamo stare quello che è stato, l'ASL ci ha contattato, io sto lavorando su questo, il camper appartiene a Nusco, a Bagnoli, a Castelfranci, guardate, è una struttura di 200-300 milioni di euro se non sbaglio, giusto? Il camper mobile attrezzato, gli altri sindaci sono d'accordo, stiamo studiando una convenzione con la quale mettere in esercizio questa struttura. Se riusciamo sarebbe un fiore all'occhiello. Però diciamo le opere che abbiamo in progetto, molto probabilmente saranno realizzate. E tornando un pochino a quello che diciamo non è andato poi molto, quello là che le problematiche che attualmente ci sono, mettiamo la sezione ambiente e turismo, già vi voglio leggere una lettera, delle foto da mostrarci. Certo, vai. Questa è sopra Castello, devastato. Il chiosco. Qua è i lavori di Sant'Antonio, qua è tutta la fondata, qua sono le barriere, qua lo scritto, qua non posso vedere la partita che era cancellata e altro, il campo sportivo. Qua è devastato lo stesso. Qua la pianta hanno rotto il piano combinato. No, qua c'è un taglissimo. Qua a gennaio che è una vita dal 97 stanno questi cavallisti. Questo è lo stesso. Qua è lo chiosco che l'hanno combinato. E qua ne parlavo pronto. Qua la sedia rotta. Qua pure lo stesso, hanno trovato un mare, un aria, non ti capisci più niente. Qua lo stesso. Qua pure non guarda questi cose, la cipistrilla, non si fa pure. Qua innanzi sta andamato, l'hanno fatto stamattina noi, che i cani non si leva più. Qua la carata del seminario di pesce che... Qua quando sportivo, no? Quando stavo nel capo io nella società, la cosa io quando dico, me ne sono andato, vedete in che stato. Questo è lo stesso. Qua quando venivo la festa di Locarno, non lui non ci fece un metto, qua i musicanti che venivano la festa di Locarno mangiavano e dormivano qua chi. O qua. Vedete?
guardano i balli spati, poi quando parla di città che arrivano i cordini, si sposano due. Quando dopo sportivo, quando si va in un era buono. Che si giovane? Sì. C'è la mia nota. Quindi un qua le pace, quando si va in un'era buono, quando ti pulizza. Che favore fa? Guarda la tua, l'erba faceva niente in dentro, qua e hanno fatto le luci, le hanno messo un po' per questo posto, è mai possibile che coppa non hanno cose che hanno messo la lampada, la cosa che hanno messo qua. No, no, guarda il poco, come hanno messo qua? Come è? Passa un attimo, qua lo stesso. Qua vanno la nuova baracca. Sul dito con qua fanno tutto, alla parte di Longoni, là là, fanno tutto. Ah, questo è il campo sportivo, devono fare scuola calci, ragazzi, vedete un po'? Vedete? Che campo in condizione. Mio padre mi disse nel 70, nel 2000 il campo sportivo non è finito, è così. Vedete? Ancora, gli spogliatori, guarda che senza una porta, una di un paio, senza la porta. Un po'. E questi, ma li vengono qua. Spero sì, perché non è stata la gravidata di queste. Ma questo prendendo atto. Posso? Può fare una domanda? C'è Giovanni? Ma non è finito, no, è buonasera, sono Gianni della Gaggia. Sono Gianni della Gaggia. Ah, della se leggo, ma scusate perché sono un po' emozionato, se leggo ma ho preferito scrivere alcune considerazioni nella speranza di essere premio e nello stesso tempo non dimenticare nulla. Io sono un cittadino di un scuolo che vuole bene al suo paese e appunto per questo, io non ho votato, signor Sindaco, nelle passate elezioni, perché già sapevo che ci saremmo trovati in questa situazione. In questi due anni non si è fatto quasi nulla, tranne che deludere le speranze di quanti l'hanno votato e affidare il paese a persone incompetenti, attaccate alla cultura e lasciano il paese andare a rotta. Io ho spesso fatto delle richieste scritte alle quali non ho mai avuto risposta. Pulizia Caracone, Giro del Muro, Piazza Vescovato, Via Forno Vecchio, non è che avevo ricomincio, eccetera, niente, mutismo. Le varie prefabbricate in via Piano, niente, mutismo. Questo era il signore Giovanni che le voglio dire, che mi disse che mi faceva sapere qualcosa, diciamo, mutismo. Tubazioni interrotte, luce e telefono, piene di immondizia, niente, mutismo. Pulire dietro le mura, palazzo delle suore, piene di erbacce, niente. Sopra Castello, un luogo così bello e abbandonato a se stesso, niente, mutismo. Tra il macellaio e l'incrocio di Vico IV Sant'Onofre è stato chiesto di mettere uno specchio per evitare incidenti stradali, niente. No, la telefonata considerazione. Sul campo sportivo poi, perché non è stata fatta la nuova gara di appalto e la quale situazione è legge? A questo punto mi viene quasi la certezza che è da stupirsi, avere la speranza di ottenere qualche risposta.
mio modesto parere, lavorare per rendere più bello questo paese tenendo presente le sollecitazioni dei cittadini e non appollaiarsi sulla poltrona. Essere amministratore di questo paese deve essere per voi un onore che va indagato con lo spirito di servizio nei confronti dei cittadini. Quindi, per concludere, se alle mie domande non vi siete mai impegnati di dare una qualsiasi risposta, dopo 2 anni, ma allora, che ci state a fare? Solo a riscaldare la cara poltrona. Grazie. Pallone, lo vedete, il pallone giù che non è completo, là per completarlo occorrono 300.000 euro, la regione non li ha. Io sto chiedendo, ve lo anticipo, se è possibile, massimo di legalità, trovare dei privati che siano interessati a completare, ma il costo è alto, sono 200.000-300.000 euro, e poi a prenderli in gestione, perché potrebbe essere appetibile. Stessa cosa, perché qua sta cambiando il modo di amministrare. Parlavo l'altro giorno con l'ex sindaco di Avellino, Enzo Valenza è stato un sindaco molto capace, il quale dice una cosa giusta, lo sì, non lo sapete, si sta ribaltando il modo di amministrare, cioè tutti i parametri che noi avevamo, dei finanziamenti che arrivavano, che ci aspettavamo che il pubblico risolveva tutto, non c'è più. Pensiamo a un qualcosa con i privati, ormai è un passaggio obbligato, sperando che i privati non siano le banche americane che ci buttano il testo in giù. Allora,
sopra Castello si potrebbe fare, o ripeto, facciamo un recupero archeologico, ma insomma te la vedo per le lunghe, poi c'è il problema dell'antenna, va bene, o facciamo una struttura, oppure con dei privati che siano interessati, potremmo spingerli, essendo un'area appetibile, bella, di grande ritorno commerciale, se organizzata bene. Però io su queste scelte, siccome come per i palazzi, sono scelte che investono tutto il vostro futuro, perché io ci sto, davanti non ci sto, il sindaco passa, normale, ma sono beni che restano alla comunità. È opportuno che le discutiamo insieme. Quindi uno sopra Castello, cominciamo a pensare. Secondo il campo sportivo. Il campo sportivo, guardate, veramente ha detto una cosa giusta. È una storia infinita, così, ma questo è una maledizione. Quando è iniziato il campo sportivo? Il 1960, credo. Sono 50 anni, guardate, è una cosa intima, lei lo dico, Agostino ha avuto gli stessi problemi, immagino anche l'altro sindaco, è una cosa incredibile, esce sempre un qualcosa, e mo sono gli espropri, e mo sono le gradinate che sono così, e mo è nel letto, e mo sono gli spogliatori, è una cosa incredibile. Ciò non toglie che per quello che sono i mezzi che si hanno, stiamo cercando di definire la questione annosissima degli espropri, Antonello lo sa, padre Tomaso, come si chiama, per fare le uscite di sicurezza, ti garantisco, questa del campo sportivo è una storia infinita. Anche là bisogna vedere come fare, ma c'è poco da fare se non con i finanziamenti che arrivano a sistemare dentro, completare le gradinate, espropriare, terminare la procedura di esproprio con le uscite di sicurezza. Invece quella che vi lascio come idea, sulla quale è buono che ci ragioniamo tutti, perché io veramente su questo ho grandi dubbi, che cosa fare di sopra Castello, perché così non può rimanere, anche perché sennò qua ce lo distruggono. L'ultimo particolare è l'antenna sopra Castello è un disastro. Quella, guardate, io non ho elementi per dirlo, ma la mia impressione, però è solo un'impressione che posso avere, vedere quel mausoleo, quel sarcofago alto, mi lascia perplesso. Però gli enti preposti dicono che è tutto a posto, che tutto in regola, e anche là spostare quell'antenna costa una cifra, solo per toglierla costa una cifra. Abbiamo un contratto noi. In più c'è l'accordo, c'è una convenzione con la RAI, la scadenza 2000, adesso non ricordo, ma insomma 2018 credo, qualcosa del genere, trentennale addirittura, per la quale poi la RAI, non vorrei sbagliare, se non ci paga niente, ci paga una cifra simbolica. E insomma, all'epoca, poi non lo sto giudicando, perché all'epoca della RAI a Musca era un fatto di grande prestigio, quindi era il ripetitore, eccetera, nessuno pensava i problemi anche ambientali, i rilievi che hanno fatto ci dicono che è tutto a posto. Io mi fermo qua perché per il ruolo che ho prendo atto delle carte che ho, però mi riservo ulteriori approfondimenti, perché io con l'antenna là, io personalmente non vivo tanto per me. L'unico problema è che costa, io vi dico la verità, l'ho anche pensato, però questa è una soluzione estrema, ma là significa imbarcarsi in mare di guai, anche personale. Agostino sa meglio di me, il sindaco ha un potere di ordinanza in materia sanitaria assolutamente, non dico arbitrario, ma quasi completo. Si potrebbe arrivare, però guardate, un passaggio di una delicatezza estrema che poi richiede una serie di pareri. Se io chiedo all'ARPA l'antenna che danno mi fa, per esempio, e l'ARPA che mi dice tutto a posto, io comunque come sindaco posso andare oltre chiedendo altri accertamenti, ma non è che ho questi grandi poteri, cioè senza i pareri che mi dicono che l'antenna è inquinante io non la posso fare. Il potere, sì, è l'ARPA che dice che è tutto a posto. Il potere estremo sarebbe un'ordinanza di rimozione, però mettiamoci un punto interrogativo grande quanto una casa, perché è una cosa estrema, ultra delicata, non posso anticiparlo perché non rientra attualmente in quelle che sono le possibilità. Lo stesso problema l'abbiamo, guardate, non dimenticate che abbiamo un problema l'altro giorno, Rodolfo, all'area industriale, abbiamo anche dell'area industriale, non è buono. C'è il depuratore, anche là, il sindaco di Lioni e la cittadinanza di Lioni protestano perché dicono che è invivibile Lioni ormai, perché poi l'area industriale, sapete meglio di me, che è più dentro Lioni,
e loro sostengono che oltre che un problema di irrespirabilità dell'aria c'è un problema proprio di qualità inquinata, che là noi sappiamo, ci dicono che tutti in regola, io mi attengo a quello che dicono le carte, il sindaco di Lioni di anticipo mi ha detto l'altro giorno che faranno non solo una protesta, faranno un'azione forte perché vogliono sapere dentro a quel depuratore che cosa viene sversato. Era una voce che girava, quindi non dico niente di nuovo, voi Nusco, io ci sono 2 anni, voi sapete molto di più i problemi di Nusco e dell'area industriale. Si parlava un tempo fa, si diceva di camion, però sono voci incontrollate, che viaggiavano H24. Ma questi possono questo dire qualcosa di più di me, certo, non lo dico, perché sennò devi dare un mistero. No, lo posso dire anche io, cioè, se ti permette. Scusa, chiedi, prego. Potrei dire anche io, volendo. No, vabbè, certo, qui è legato, ho fatto l'amministratore delle gare. Prego, prego. Due cose, sul problema dell'antenna sul castello. Allora, diciamo che oltre all'antenna della RAI c'è anche l'app di Canale 5. Poi c'è un proliferare di antenne su Monte Pugliano, l'ultima mi pare in ordine di tempo è quella di Calabrese, se ne intende mi pare si chiami Irpinia Sangue. Allora ragioniamo un attimo, non è possibile che Nusco, pur essendo nelle indicazioni regionali, possa far mettere un'antenna ad ogni richiedente, una cosa veramente assurda. Certamente se l'inquinamento di un'unica antenna non è tale, lo sarà nella sommatoria di tutte le antenne. Allora, due cose. Uno, l'antenna della RAI è autorizzata per quanto riguarda il traliccio, però sotto c'è un manufatto, se ti fai una passeggiata sopra il castello trovi quella costruzione in pietra. Allora, lunedì mattina chiamati l'architetto del comune e gli chiedi: scusa, questo manufatto è regolare o non è regolare? Visto che loro hanno fatto una pratica di condono. E io ho sempre detto non approvate questa pratica di condono, quindi è un ottimo contenzioso per andare avanti. Però te la scrivi, Giuseppe, ed è con prima serie. Dopodiché, se vai alla ricerca sempre nell'ufficio tecnico, troverai dei verbali fatti nel 2004 con la RAI e con Canale 5. Cioè il comune si è seduto intorno a un tavolo con la RAI e con i responsabili di Canale 5 e ha stilato un verbale nel quale c'è scritto che di delocalizzare tutto il sistema antenne a ridosso della montagna a una varia altezza. Dopodiché la gestione sarebbe del comune, invece di mettere 100 antenne si mette un unico traliccio dove si possono posizionare le singole antenne. Dopodiché per il comune potrebbe essere anche un business, perché ricevi, dai un servizio, ricevi un monumento. Loro hanno paura, a parte condizione che con i fondi comunitari il comune provvedeva, è chiaro, è sempre un problema di costi. Per quanto riguarda più in particolare il problema dell'inquinamento all'area industriale, io qui ribadisco ciò che ho detto, la proposta che ho fatto in consiglio comunale. Allora, facciamo un consiglio comunale aperto ai sindaci del circondario, in particolare il sindaco di Lioni e di Sant'Angelo, visto che l'area industriale è Nusco, Sant'Angelo, Lioni, questa è la denominazione, e invitiamo Giulio Belmonte, il neo presidente dell'ASI, che fra l'altro si è dichiarato immediatamente disponibile a parlare. Viene anche il neo presidente o neo amministratore, o meglio la NEA, come si dice, amministratore delegato del CGS, che mi pare che sia Ambrosoli. D'accordo? Mettiamo tutta questa gente intorno a un tavolo e andiamo a verificare le potenziali fonti di inquinamento. Però una cosa va attenta. Negli impianti di depurazione chiusa, scusate, sono degli input di natura tecnica che delle volte sono utili per la buona comprensione. Io delle volte mi scontento il consiglio comunale, mi chiamano professore, cioè voglio dire, non è che voglia, però avendo fatto questa esperienza, allora, gli impianti di depurazione assolvono a due compiti. Uno è quello di depurare le acque reflue, è caso dell'AMEC, no? Per o di altre aziende. In più, siccome alla CGS, qua è un problema di operai, anche là sono la bellezza di 83-84, devono integrare quelle somme versate dalle aziende con i cosiddetti bottini, cioè significa questo, che arrivano delle autobotti di reflui che vengono trattate nella regolarità della legge, nelle norme, perché quel bottino quando arriva ha subito una serie di analisi e di controlli e non ultimo male subisce il controllo della CGS. Allora, quindi
diciamo che però è chiaro, va monitorato, va controllato. Io voglio, ho voluto dire questo perché non è che poi sia il diavolo, è chiaro, però mi sia consentito una battuta in conclusione. Il comune di Lioni ha storicamente sempre protestato nei riguardi, però non ha mai detto niente, che, come devo dire, le maestranze vanno, come costruiscono l'economia di Lioni, si avvantaggia, perché il Musco è distante, forse ha meno fonti di inquinamento, però meno economia, ecco. Quindi sì, da quello ti voglio bene, digli la prossima volta che non tutto è negativo per Lioni. Abbiamo un altro intervento di... Ma posso parlare con senza mi problema. Mi volevo ricollegare poi Giovanni, mi ha anticipato su alcune cose. Il sindaco parlava del problema di Sopra Castello, tutti quanti di cercare di trovare insieme una soluzione, magari un progetto per cercare il miglior modo di utilizzarlo. Io una proposta ce l'ho, sindaco. La prima cosa Sopra Castello, secondo me, è pulirlo. Perché in una condizione, io non so se ti do del tutto, se tanto ci conosciamo da noi, se tu ci sei stato in quest'estate, è una cosa indecente da non poterci portare i bambini, e non solo su una castella, anche in villa ormai siamo arrivati in queste condizioni. Io ho due figli, ho tanti amici che hanno bambini piccoli, e ti posso assicurare che quest'estate è stata una cosa indecente. A noi non siamo mai caduti in un degrado a livello di pulizia, di ordine, di disciplina tra i cittadini, come in questo periodo, come nell'ultimo anno soprattutto. Ti invito a farti una passeggiata dietro il campo di calcetto. Tu forse ti fermi sempre un pochino prima, dietro il campo di calcetto, alle spalle, che cosa c'è? È diventata una discarica, ma non da oggi, da 3 mesi. Ti voglio sottolineare inoltre che ci sono 2 lampioni rotti all'altezza di dove hanno messo gli scivoli, cioè dove i bambini stanno là la sera. Sono 4 mesi. Possibile che in 4 mesi non è passato un assessore in villa, ha guardato quelle cose come l'abbiamo guardata io e i miei amici e hanno detto facciamo sostituire, qua ci giocano i bambini. La villa, le due ville che dovevano essere il fiore all'occhiello di questo paese, dove ci sta tutta la comunità, soprattutto di sera, soprattutto di stato, sono caduti in uno stato di degrado mai visto. Lasciamo perdere le scelte fatte prima sull'opportunità della pavimentazione. Non so se quest'anno qualcuno di voi ha fatto caso che la villa vecchia è completamente ormai abbandonata, non ci va più nessuno, non si siede più nessuno, solo i cani. È possibile che noi abbiamo un sistema, mi hanno riferito che c'è un sistema fatto con la ristrutturazione della Villa Nuova di irrigazione che prende l'acqua da Fontana Grande e la dovrebbe portare su. In 4 mesi non si è visto in villa uno zampillo d'acqua annaffiare i prati, non è stato possibile poter piantare un fiore anche per dare un segno di freschezza, un segno di novità, non si è visto niente, solo carte, carta, certo. Giuseppe, nessuno chiede a te di fare l'impossibile, questo lo sappiamo. Tu non devi risolvere i problemi del mondo, ti devi impegnare però almeno per le piccole cose a risolvere i problemi della comunità. Poi quando andrai a fare le tue battaglie per cose più importanti, l'Airbus, l'Almec, se tu chiami io verrò con te. Però ti prego, come prima cosa, noi siamo cittadini in questo paese e abbiamo bisogno di tenerlo in ordine, perlomeno pulito. Non mi sembra una cosa... Te lo dico perché sai che è stato sicuramente, non mi sembra poi una cosa che richieda uno sforzo sovrumano, perché sembra che andare a pulire, andare a sistemare una lampadina, andare a fare piccoli interventi sia diventata una cosa straordinaria. Non ci sono soldi, non ci sono soldi, non ci sono soldi, la faremo una collega, come abbiamo aggiustato l'orologio, aggiusteremo pure qualche altra cosa. Se ci sono problemi di fondo, ditecelo, ce la mettiamo noi la lampadina, ci rifacciamo un comitato di genitori e cerchiamo di risolvere di noi i problemi. Avevamo